il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha riconosciuto che riparare i legami con Parigi richiederà tempo. I rapporti con il più antico alleato degli USA continuano a vacillare dopo che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia hanno annunciato una nuova iniziativa di sicurezza per l'Indo-Pacifico volta a contrastare l'ascesa della Cina. L'accordo AUKUS ha fatto saltare una commessa miliardaria che Parigi aveva con Canberra, provocando sdegno anche nel settore navale francese. Ma la questione non interessa soltanto la Francia, l'alleanza a tre ha tagliato fuori numerosi partner e in Unione Europea si è tornati a parlare di autonomia strategica. Nel frattempo Bruxelles conferma un vertice con gli USA il 29 settembre. Il commissario al commercio europeo Dombrovskis ha dichiarato su Twitter che lui e la vicepresidente esecutiva Vestager incontreranno il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e la segretaria al commercio Gina Raimondo. E sempre sul social Vestager ci prova a rimettere insieme gli animi. Le alleanze strategiche riguardano la definizione di approcci comuni e anche il superamento delle difficoltà. Nel frattempo però l'Unione Europea ha annunciato che imporrà il caricabatteria universale per smartphone, aprendo un fronte di scontro con l'americana Apple e il suo diffusissimo iPhone, come sottolineato da France 24. La via d'uscita dalla crisi richiederà tempo e richiederà fatti, ha dichiarato il capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian al suo omologo americano Blinken durante un tête-à-tête a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Ecco la risposta di Blinken. Il nostro incontro di oggi ha fatto seguito alla conversazione di ieri tra il presidente Biden e il presidente Macron, in cui hanno concordato che l'annuncio del 15 settembre avrebbe beneficiato di consultazioni aperte tra alleati e hanno deciso un processo di consultazioni approfondite in futuro. Riconosciamo che questo richiederà tempo e duro lavoro e sarà dimostrato non solo a parole ma con i fatti e mi impegno a lavorare a stretto contatto con il ministro Le Drian su questo sforzo cruciale.